Ciao a tutti ragazzi, Vera lì, e ben ritrovati sul mio canale per proseguire con Resident Evil 4 Remastered. Dunque, nel primo video che ho fatto, vi ho fatto vedere un po' un quadro generale per quanto riguarda il gameplay del gioco e così via, vi ho fatto un breve tutorial. Ovviamente, mano a mano che andremo avanti, dovrò farvi vedere altre cose che ancora non avete visto nel gioco. D'altronde l'abbiamo appena iniziato e ho solo fatto la prima oretta. Bene, proseguiamo. Allora, tra l'altro adesso sto registrando, devo capire se questo video quando lo pubblicherò sarà, si vedrà in 1080p60, perché il primo video si vede in 1080p, che non è male, ma comunque sarebbe meglio la qualità massima, ecco. Prima di cominciare, però, come al solito vi ricordo di condividere il canale con i vostri amici e sui social se vi piace. Lo sto giocando in normale. Sono un po' stanco, cioè. Sono uscito stasera, quindi sono un po' stanchino, vediamo di come andrà. Ah, che brutto sto effetto qua. Tra l'altro, ma mangiamo un ovettino, eh? Giusto per ripristinare al massimo la vita. No, ho un dubbio. Nel senso che. Ah no, già me lo segno sulla mappa, che pirla. Io devo andare qua. Vedete? Il medagliano me lo segna sulla mappa, quello che manca qui alla fattoria. Oh, un ovetto, grazie. Sì, magari. Ma è qua? Eh sì, ho capito dov'è allora. Cioè, guardate, qua sta veramente imboscato, ragazzi, eh. Qua sta veramente, veramente imboscato. Adesso non mi ricordo se i medaglioni. Allora, la ricompensa la ottenete appunto quando ne prendete 10. Però prendendone 15, forse la ricompensa è gratis. O ce n'è una in più, non mi ricordo. Adesso è un bel po' che non lo gioco il titolo, quindi non ricordo tutto, perdonatemi. Non vedo l'ora di vedere come sarà realizzato il remake. Sia per quanto concerne il discorso grafico, la fluidità di movimento, il gameplay e anche eventualmente cose nuove che metteranno. Perché non so se lo faranno uguale identico, ragazzi. Qua, ragazzi, attenzione perché vedete, ho già visto questo simbolo. Qui, se non sbaglio, ci sarà da correre. Se non ricordo male, ora non ricordo di preciso. Vediamo se ricordo bene. Ci sono dei punti dove verremo inseguiti da un masso e dovremo co. Ecco. Quindi quadrato veloce. Non mi ricordo che cazzo devo schiacciare alla fine. Ok, quadrato X per schivare. Se non avessi premuto quadrato X sarei morto, ragazzi. Stecchito in un sol colpo, come è giusto che sia, cazzo, quello è un macigno. Tra l'altro, allora, innanzitutto qua, come potete vedere, abbiamo vari tesori da prendere, palesemente visibili. Ecco, chissà se questi li hanno mantenuti nel remake o se invece hanno cambiato. La cosa figa è che, se non sbaglio, vediamo se ricordo bene. Questi dovrebbero cadere. Ma non cadono? No, scusate. Ma. Forse non è qua. Beh, ho sprecato un po' di colpi, a parte che ne abbiamo. Il discorso è, sbaglio sempre tra mappa, porca puttana. Ricordavo che cadessero, no? Vedete, io ora non posso prendere la ricompensa, però. Io ricordavo che cadevano una volta che li sparavate,
Forse dite che, no, vabbè, non cambiavo un cazzo se li sparavo dall'altro lato. Boh, vabbè, andiamo avanti. Ricordavo che cadevano giù, no? O forse mi confondo con un altro punto, forse qua non cadevano. Proviamo una cosa. Ecco, e risparmiamo munizione. E questo? Ah, ma sono pipistrelli! E posso sparargli! Cazzo, ma... Ma... Però non mi danno nulla. Non me la ricordavo sta cosa dei pipistrelli che si potesse sparargli. Però non penso che diano qualcosa, sinceramente, ragazzi. Guarda che è difficile pure da colpire sto cazzo di coso. Cioè, No, non danno un cazzo, ok. Ecco, attenzione a questo pezzo perché è pieno zeppo di trappole. Tra l'altro, sapete che a me mi piace farvi vedere i particolari, no? Vedete quello che ha una dinamite in mano? Se noi spariamo alla dinamite, esplode. È possibile farlo anche mentre la lancia e quindi evitare che ci colpisce, però è difficile sparare in volo e beccare la dinamite. Di nuovo lo stesso simbolo. Bene, qua tra l'altro in alcuni punti ci sono delle trappole disseminate. Oh merda, 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 merda. Me ne devo andare assolutamente, era qua. Però... No. Ok, va bene anche sparare al braccio, non bisogna per forza sparare come potete vedere direttamente alla dinamite. Che va sta... Fin qua arriva? Però io non ci arrivo, stronzo, con la mira. A parte che... Allora, altra cosa importante, ragazzi. Qui, tua mamma è puttana. C'è una trappola e devo farla assolutamente esplodere. Ma cioè, quanto Cristo mi ha tolto! Va bene che è una dinamite, sono d'accordo. Però la tua mamma è troia. Vero che è troia? Vabbè. È giunto il momento di utilizzare questo. Avete visto che ho aumentato anche la vita? Cioè, minchia, ma che danno mi ha fatto? Ingenuamente. I ragni si possono uccidere, perché non me lo fa uccidere? Io odio i ragni. Vabbè, qua occhio alle trappole. Io mi sono fermato perché qua pensavo ci fosse la trappola, invece no. Da qua vedete che non riesco a mirargliela. O meglio, sì. Muori, merda. Avrei dovuto farlo prima, perdonatemi. Io ho preso un danno veramente elevato. Occhio, guardate quante trappole ci sono. Sono un botto ste cazzo di trappole. Certo che... Oh cazzo. Ok. Bene. Infatti sono un po' di... Guardate che rifinitura le texture di questi libri, eh. Ottimo. Bomba a mano. Molto utile per abbattere un gran numero di nemici contemporaneamente. Là c'è una cassa. Sto controllando perché... Qua tesori non ne vedo.
Peccato per quel danno là che quel danno là che ho preso, porca puttana, il candelotto della minchia. Vedete qua? Mi sono confuso, pensavo che questa trappola fosse qua dentro, per quello ho esitato prima, mi sono preso. A parte che, oddio, questa la togliamo, ma non è che servi per forza farlo, eh. Si poteva lasciare anche lì e aggirarla appunto da qua. No, stavo controllando se c'era qualcosa da prendere. Ma per ora. Guardate ragazzi. Il nido. Il nido va colpito. Hai preso occhio di gatto rosso. E questo, ragazzi, è uno degli oggetti. Ancora sbagliato. Troia. Questo è uno dei tesori. Vedete? I segni sulla pietra indicano che era montata su un altro oggetto, ma di cosa si trattava? È comunque una pietra rara. E questo va abbinato qui. Ecco, spero. Dovrebbero essere rossa, verde e blu. Spero di non averne mancate in giro. Spero sia la prima, ecco, delle tre pietre. Spero di non averne. È facile mancare comunque i tesori in giro, ragazzi, nello Resident Evil 4, eh. Perché vedete, se non guardate in alto. Questa in questo caso era nel nido. Le altre devo vedere dove cazzo sono poi. No, devo andare qua. Però. Fatemi vedere solo una cosa. No, di lì. Questa ragazzi non sparate, nel senso usiamo un coltello così evitiamo di sprecare munizioni. Vabbè che un colpo. Tra l'altro c'è la macchina da scrivere. Voi salvate sempre, io al momento non salvo, ma. Ah! Per equipaggiare l'arma, ovviamente nel remake sarà diverso, si potrà fare penso proprio da qua. Dovete equipaggiarla dal menu, cioè nel senso, se voi volete usare la doppietta, va equipaggiata da qua. Non è possibile cambiarla manualmente, almeno non mi ricordo sinceramente. Guardate che buono, perché tanto qua il gioco viene messo in pausa, quindi vi potete cambiare l'arma in tutta tranquillità, senza paura di essere colpiti. Sì, vabbè. No, no, no. Ok. Controllare sempre gli armadietti, come vedete, è molto importante. Pesetas. Qua devo spingerlo via per andare avanti. Ah, verrà una serie bella lunghetta, ragazzi, questa, ma ripeto, come al solito, non è nei miei piani farla corta. Voglio farvi godere questa avventura con calma, senza fretta. A breve dovrebbe esserci un filmato, tra l'altro, che ci introdurrà un nuovo personaggio. Che è appunto. Non capisco perché a volte miro e mi mira a cazzo. Cioè, mi mira automaticamente un punto. Allora. Filmatino. Questo, ragazzi, è un gran personaggio, secondo me. E sotto certi punti di vista, a mio parere, è un personaggio un po' sprecato. Capirete avanti il perché. You're not like them? No. You? Okay. I have only one very important question. Do you got a smoke? Got gum. Perfect. Il capoccia. Cheese. Minchia. Il capoccia. Oh cazzo ragazzi. Porca troia, qua c'era premere un tasto se non mi ricordo male. C'era fare. Sì, prova un'altra volta. Vabbè, ci sta quello, un colosso. È qua o più avanti? No, forse è più avanti che devo prendere le tasto. Oh, va bene. Capitolo 1 finito. Allora, colpo di un'azione 80%, 80%, nemici uccisi 30, vita utilizzata 0, non siamo ancora morti. Ma al momento. Posso anche non salvare.
No, scusate. No, allora è. Feeble humans, let us give Ok. you our Sì, era power. meglio salvare, eh. Infatti adesso la prossima macchinetta salvo. Intoxicating power. Non ho capito se è un sogno o se gli hanno iniettato veramente. In teoria sì, però. Ah, Wake cazzo, qua no, up. dovevo Ai salvare. ai ai. Qua rischio di morire come un pirla. Crawl out of one hole and into another. Merda, Care to tell me what's ragazzi. going on here? Americano, sì? But what brings Americano. a bloke like you to this part of the world? Oh, hey, easy, whoever you are. Name's Leon. Came here looking for this girl. Seen her? What, are you supposed to be a cop or something? Nah, you don't look the type. Maybe. Sono un coglione. Okay, let me guess. She's the president's daughter? That's too good for a guess. Wanna start explaining? Psychic powers. Nah, just kidding with you, amigo. I overheard one of the villagers talking something about the president's daughter in the church. Ecco perché sono un coglione. Perché se sbaglio qua mi devo rifare And who tutto. might you be? Mi chiamo Luis Serra. I used to be a cop in Madrid. But now I'm just a good for nothing guy who happens to be quite the ladies' man. Why'd you quit? Polizia. You put your life on the line. Nobody really appreciates you enough for it. Being a hero isn't what it's cracked up to be anymore. Used to be a cop myself. Only for a day, though. I thought I was bad. Somehow I managed to get myself involved with the incident in Raccoon City on my first day in the force. That is the incident with the viral outbreak, right? I think I might have seen a sample of the virus in a lab at the department. Se vuoi ammattare, eh? Il cazzo che mi hai messo in culo. After you. Meno male. Meno male. Spaccato il collo. Lui è veramente un bel personaggio, lui sera. It's Leon. Sorry I couldn't get in touch sooner, but I was a bit tied up. You're okay, right? Fine. There was a male civilian held captive. According to him, Ashley's in a church somewhere. What happened to him? He managed to escape. Do you have a fix on the location of that church? No. But apparently there's a secret passage in the village that leads there. I'm heading back to the village. Qua, appunto, sono stato un coglione. Ma che cazzo? Perché non l'ho salvato e se sbagliavo i tasti qua schiattavo come un pirla, no? Quindi è sempre bene salvare, d'ora in poi salvo perché, sti gran cazzi. Tanto, non è che se i salvataggi sono lì apposta per essere utilizzati. Le macchine da scrivere. Bene. Qua ci deve essere qualche. Oh, welcome. A breve capirete, minchia, il mio mercante preferito, cazzo. Lui appunto ci venderà armi e altro. Come potete vedere, qua troviamo munizioni, fucile. E dovrebbe essere il cecchino, se non erro. Ed è un'arma molto potente, soprattutto contro la Splagas. Che vediamo avanti, tra un po', tra un bel po', se non sbaglio. Dragonfly. Tra l'altro, vedete, ve lo segna sulla mappa il negoziante poi. Qua mi pare di aver preso tutto.
Non è che c'è un tesoro, magari. No. Quindi, guardate, tra l'altro là potete già intravedere un tesoro, vedete là? Allora, qua, guardate che figata qua, che tra l'altro qua, in base al gioco, non è che lo scelgo io, vedete ora l'immagine di Leon è molto più lontana rispetto a prima, no? Che si vedeva a metà corpo, dipende dal pezzo questo, dal pezzo che stiamo facendo. Got something that might interest you. Got a selection of good things on sale, stranger. Vedete? Straniero, hai notato che ci sono dei medaglioni blu sparsi nel villaggio? Torna da me quando ne avrai colpiti 10 o più. Ho un'arma speciale che vorrei farti provare. Allora, qui What are you abbiamo selling? appunto la possibilità di vendere varie cose, ma ragazzi, io vi direi di vendere appunto, vabbè, gli spinelli, il ciondolo eventualmente lo possiamo già Sell all, vendere. stranger. Thank you. Thank you. Questo vedete vale 10.000. Incastonando appunto anche gli altri varrà molto di più. Gli spinelli, ma sì, vendiamone 3 per ora. Sell all. Thank you. What are you E buying? come potete vedere, questa è la sezione ottimizza, dove ci viene data la possibilità di ottimizzare le nostre armi. Ora, io, allora, le ottimizzazioni costano veramente un botto di pesetas. Al momento aspetto, perché è meglio ottimizzare armi che prenderemo avanti, secondo me. Poi valuto, eh. Vedete, il fucile però non ce l'ho ancora, eh. Fucile con otturatore girevole e scorrevole, calibro 223. E questo lo What are devo you comprare. buying? Ecco, questa è molto importante, vedete? Mappa tesoro villaggio. Mappa che mostra i tesori più costosi nascosti nel villaggio. Is that all, Io la stranger? prenderei, eh. Thank you. Quindi, lanciarazzi, ragazzi, ha un solo colpo in canna. E servirà per un particolare boss avanti, ma ne parleremo a tempo debito. Allora, questa invece è l'ottica del fucile che va appunto abbinata al fucile per una migliore mira. Ottica personalizzata per il fucile con otturatore girevole e scorrevole, calibro 223. Montala per vedere meglio i nemici lontani. Facilita i colpi a lunga gittata. Lo spray al momento non me lo fa prendere perché ne ho già uno. Bene, però la valigetta, ragazzi, serve. Vedete, valigetta di medie dimensioni, 7x11, 77 Is that riquadri. all? Thank you. E ora, come potete vedere, ragazzi, ho molto più spazi, eh. Queste, le valigette sono molto importanti, eh. Tra l'altro, infatti, mi ricordavo ci fosse. Benissimo, l'erba blu. Sì, l'erba blu, il mio cazzo. L'erba rossa. Premendo il triangolo, ragazzi, e ripremendolo, vedete? Si fondono direttamente senza fare appunto abbina. Basta premere il triangolo, andare sulle erbette e premere ancora il triangolo per fonderle. Piccoli trucchetti del mestiere. Allora, riparliamo. Tra l'altro non mi ricordo, ragazzi, pensate che il mercante si può uccidere. Il problema è che una volta ucciso non mi ricordo se torna. Eventualmente fatemelo sapere nei commenti, per favore. A parte che non c'è motivo per la quale io debba ucciderlo, ma è una curiosità comunque. Stavo guardando le mani. Vabbè. Welcome. Welcome. Allora, What are you buying? ragazzi, il fucile ce lo compriamo, eh. Però poi non ho abbastanza soldi per prendere l'ottica. Is that all, stranger? Che cazzo, occupa un botto.
però ne vale la pena, ve lo assicuro. 7000. Mancherebbero, vediamo un attimo. Fatto. Is that all strength? Thank you. Benissimo. What are you buying? Ora vi faccio vedere, ragazzi. Come back anytime. Allora, questo qua. Allora, vi faccio vedere. 5 colpi in canna. Vedete? Posso già zoomare, allora si mira con L2, con la levetta analogica sinistra si zooma. E tra l'altro io ho la possibilità di uccidere già da qua i nemici. Trema un po', poi questa cosa se non sbaglio si può sistemare. Forse nel potenziamento, ora... Nell'ottimizza forse. No, ricordo male allora. Vabbè, comunque a sto punto compriamoci la... l'ottica. E tra l'altro vediamo se già posso fare così. No. Che palle. Ok. Ovviamente l'ottica va equipaggiata. Cioè non basta averla nell'inventario, per intenderci, bisogna... Ma ancora sbaglio, Dio. Bisogna far così. Abbina. Eventualmente posso fare così, no? Da qua. Abbina. E ora vedete che c'è la montata. Guardate la figata poi, tra l'altro. Guardate, rimuovi. Vedete che figata. Vedete che cambia. Guardate l'estetica del fucile. Guardate. Chissà come sarà nel gioco nuovo questa cosa qua. Non vedo l'ora di vederla. Come l'hanno strutturata, no? Allora, e ora, infatti, mirando. Vedete? Puntino rosso. Cambia. Vi assicuro che è molto meglio. È che trema tanto. Quasi troppo trema. Vedete? One kill. Sì, one kill. One shot, one kill. Ovviamente la velocità di ricarica poi si può appunto cambiare, potenziare, di modo che ricarica più velocemente. Ma al momento però non... posso anche non utilizzarlo. Andiamo. Cioè, nel senso, dovrei provare a vedere se riesco a cavarmela così con la pistola, la doppietta. Ci sono in giro quelli con le accette che rompono particolarmente i coglioni. Ah, però vedete, ora sono usciti. Ma sì, andiamo così, va. Sì, ma anche aprendola piano. Salve. Ancora, oh, sto vizio di merda. Dai, corri. Bravo. No, il dinamite! Dai, vabbè, che merda sta roba, che merda. Sono morto, mi sa. Cioè, non me l'aspettavo, a dire il vero, sta cosa. D'altronde fa un botto di danni, qua. Quello là con la dinamite è veramente un gran figlio di puttana. Poi mi confondo con i tasti, perdonatemi. Bene, ho sprecato un po' di colpi, non fa niente. Quelli con la dinamite sono dei grandi figli di puttana. Sto cercando di capire se c'è qualcun altro con la dinamite. Facciamo così, va. Le trash the team, imbecille, lo so. Cazzo, c'è un altro con la dinamite lì. Te vuoi ammattare? No. Ma ne ho dietro uno? Merda. Ma che cazzo?
Ah, Cristo. Sbaglio, mi confondo col triangolo, puttana troia, e il touch della minchia. Fortunatamente, come potete vedere, le uova sono molto utili. No? No. Ma cazzo. Il calcio. Ma perché mi mira? Ma ragazzi, mi ha mirato a caso. Sta cosa però no, Mi ha mirato a cazzo, vi giuro. Mi ha mirato completamente a cazzo. Cioè, l'uovo marrone recupera un bel po' di vita. Nel mentre ho fatto spazio, prendendo mazzate. Dicevo, quelli con i candelotti sono proprio dei grandi figli di puttana. Tra l'altro ne arrivano altri, ma... Ma ce n'è uno qua... Merda! Ok. Dietro! Quanti cazzo sono? Ci avete scassato un po' la minchia però adesso. Il candelotto! Sono morti? Quello là deve andare a fare in culo, lui è un colpo ciò. Ancora è vivo il mangiamerda? Dai! Perché non è... non gli fa esplodere il candelotto? Mangiamerda! Ce lo so, non sto giocando benissimo, ma sono stato anche un po' sfortunato, dai, diciamocelo perché... Qua, ad esempio... Quello si può spararlo per farlo esplodere, appunto, a battere i nemici. Allora, datemi un secondo. Devo salire su perché c'è un tesoro. Qua avevo dimenticato queste. Qui? Devo salire. Ma sono un coglione, un gran coglione. Potevo ammazzarlo da sotto, vabbè. Bene. Ah. Hai preso emblema metà destra. Questo è un oggetto chiave. Ma qua non vedo nulla. Quindi scendiamo. A meno che però... Qua paradossalmente avrei dovuto usare il cecchino per farli fuori dalla distanza. Non sarebbe stata una brutta idea. Soprattutto più che altro quelli col candelotto, secondo me, andavano fatte fuori dalla distanza col fucile, no? Speriamo che nel remake posso invertire il discorso qua della visuale. Oh cazzo. Questi da dove cazzo sono usciti? Ma non vedo perché no. Non vedo perché no. Potevo tenerla però. È solo uno? Che tirchi.
vedo un cazzo. Vedete? Lì devo mettere poi l'emblema. Ma quanti cazzo sono, seriamente? Lì potevo entrare. No, 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 no. Vabbè. Vabbè, sto giocando del merda. Quello col candelotto mi ha mandato un po' in panico. Avete visto? Con un colpo ne ho uccisi due. Oh. Ancora è vivo. Vabbè che ripeto, sono anche stanco, quindi... Ma esplodi? Cioè, guardate che caso, il candelotto non gli esplode. Cioè, l'ha tenuto in mano un botto di tempo e ancora non gli era esploso, eh. Cazzo, non ho controllato indietro. Indietro mi sa che c'erano altri armadietti del genere. Questa è ottima, che appunto ci aumenta la nostra vita. Ah, tra l'altro, vedete i tesori? Le stelle appunto sono i tesori importanti, eh. E le X presumo che siano quelli presi, appunto, sono veramente tanti, eh. Qua c'è qualcuno però. Dai. Sì. Qua, raga, con le munizioni ci ha messi maluccio. Quasi quasi mi conviene usare la doppietta. Cioè, ho sfondato la porta anche. Allora, l'altro emblema dovrebbe essere... Ma... Scusate un attimo, io quella mica l'avevo vista. Io questa non l'avevo vista. Cinque colpi della doppietta, mica li buttiamo nel cesso. Ma quello... Cosa molto importante, ragazzi, avete sentito che ora la musica è andata via? I nemici sono morti tutti quando va via la musica in questa maniera qua. Erano tanti, e vabbè, ma avanti ce ne saranno ancora di più in alcuni pezzi. No, scusate, come... Ah, ok, devo fare il giro. Però dicevo, mi sa che indietro, nella casa lì, devo aver mancato qualcosa. Quanto siamo di video? 40 minuti. Probabilmente, magari non l'ho visto uno di quei... Ma qua? Dove cazzo usciamo, scusatemi? Ah, ok, dove c'era il tesoro. No, non ce ne sono. Quindi sopra di qua ho usato tante cure, vabbè che ne troviamo poi, però no, ho usato un bel po',
Vedete, poi potevo sfruttare meglio l'ambiente. Qua avrei potuto tirare i nemici e farli esplodere in un solo colpo con i barili, solo che mi ero dimenticato, no? Non giocando da molto, anche là c'era il barile da poter sfruttare, non l'ho fatto. Ma comunque ce la siamo cavata lo stesso. Buttato un po' di munizione, però. Benissimo. Ovviamente l'emblema va combinato dal menu. Oggetto esagonale su cui è inciso uno stemma particolare. Apre il cancello nella valle. No, ho sbagliato. Perché questa parte qua è marroncina? Vedete che è diversa? Ma dite che non ci sono andato? No, sbaglio sempre i tasti, perdonatemi ragazzi, imparerò. Ma com'è possibile? Ma è questa? È questa qua? Come mai la segna in marroncino così? Non capisco. Boh, sti cazzi. Questo qua non l'ho visto se si apre, non mi sembra. No. Bene. Perfetto. E qua ci sono i tesori da prendere poi, eh. Ah, è ora che iniziano i cazzi. Cioè, a breve dovrebbe uscire quello con la motosega. Poi è bello rigiocarlo dopo tanto, perché comunque tante cose, oltre alle tattiche, tutto non me le ricordo molto bene. È bello che c'è sempre da studiare, nonostante l'ho giocato tante volte, il gioco tante cose le ho rimosse, non le ricordo, giocando a tanti videogames. Insomma, non è che sono Dio, mi posso ricordare tutto alla perfezione. Là si vede palesemente il tesoro, vedete? Bene. Allora, vedete là? Devo arrivare da là, ma come ci arrivo lì? In qualche modo ci arriviamo. Comunque ci sono anche i pesci, non so se avete sentito il rumorino. Apriamo piano perché qua è infatti... Oh, ancora, puttana troia. Tutto perso. No! Sfruttiamolo un po' sta cazzo ridoppiata. Anche se non voglio sprecare troppi colpi. Sentito... Un cazzo?
Posso tornare indietro poi? Mi auguro di sì, perché... Merda, 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 merda! Beh... Al candelotto no. A me interessano quelli col candelotto. Dai, vieni. Tra l'altro, guardate, se sparate mentre scavalca, rimbalza indietro. Vai, facciamolo venire, va. Bravo. Preso un coltello. Ma quelli che mi fanno paura sono quelli col candelotto là, più che altro. Dai. Prova che deve fare una roba veloce, ma... ma non si fa in tempo, cazzo, cioè... Ah, c'era le coperture, mi ero dimenticato. Mi ero dimenticato, ragazzi. Ottimo, questo me l'ero dimenticato, vedete quante cose mi dimentico? Mi ero dimenticato appunto il discorso delle coperture. Ovviamente non saranno sempre disponibili. Sì, ma qua... A parte che ci sono pure le trappole. Quante cazzo sono? Tra l'altro ho un po' di munizioni del fucile, potrei utilizzare il fucile, ma... Aprire? Cioè, questo completamente... Guarda, non commento. Vabbè, è giunta l'ora di utilizzare questo. Tua mamma puttana. Cazzo! Bello che è rimasto con la mano, guardate! Per un po'. Ah! E grazie al cazzo! No! Ste trappole di merda! Non me ne ricordavo così tante in difficoltà normale, vi devo dire la verità. Sì, me le ricordavo, ma non così tante. Però... vedete qua c'è il tesoro, mi raccomando. E anche questa maschera con cavità, appunto, vanno incastonati delle robe. Il problema è che il gioco sì vi segna i tesori importanti, vedete ora me l'ha cancellato, c'è la X, però invece quelli che vanno incastonati non sono segnati sulla mappa, che beh, ci può stare, è già buono che abbiamo quello, vedete. Maschere contro la gravità nelle quali si potrebbe inserire qualcosa. Vedi qua? Ma che palle, continuo a confondermi con questi tasti di merda. Perché solitamente la mappa è il touch, no? Invece qua il touch è il menu. E triangolo all'apertura della mappa, no? Ah, qua ho preso tutto. Mi sembra che più che altro poi non vorrei rischiare di finire in un'altra cazzo di trappola, sapete com'è.
Stavo guardando se ho qualche tesoro in giro, non mi sembra. Pare di aver preso tutto a me. Andiamo avanti. Qua ci sono i pesci da ammazzare adesso. Se non vado errato. Dai, vieni, coglione, che ho poche munizioni, dai. Sì, vabbè, che cazzo, non volevo buttarlo giù. Ma è morto? Oh, guardate. Questi qua vanno ammazzati, soprattutto quello grosso. Carpa americana grande. Sì, tra l'altro adesso riderete un botto, ve lo dico. Cioè, guardate quanto cazzo è grande, quanto spazio occupa. Però questa ripristina completamente la salute, capite? Allora, insomma, qua non so effettivamente quanto mi convenga pesetas portarmi dietro un altro pesce, sinceramente. Ah, granata accecante, ragazzi, non sprecatele, sono molto importanti. Stordiscono i nemici, ma serviranno per la plaga, per le plagas, eh. Sono letali contro le plagas. Lo vedremo avanti. Questo qua. Carpa americana, questa qua ripristinerà parzialmente la salute, infatti. E niente, questa roba qua, possiamo tornare su. Ma soprattutto devo controllare quanto siamo di video, perché a breve mi devo fermare. Eh sì, ragazzi, ci siamo, eh. Il tesoro è sopra, ok. Oh, rieccoci al villaggio. Come potete vedere, attenzione, perché ci sono trappole disseminate in giro e così via. Insomma, potevo giocare meglio, ma insomma, va bene così, dai. Non è che si può giocare sempre bene. Poi vedo, sono stato anche un po' sfortunato in alcune situazioni. Allora, ma non riesco. No. Sì, vabbè. Eppure le trappole, guardate che bastardata. Oltre a quello lì esplosivo. O potrebbe esserci il serpente. No. Ma... ah, bene, bene. Vedete, in questo caso posso evitare di sprecare il colpo della pistola e andare di qua, in teoria. Non dovrebbe farmi esplodere quello. Infatti, se non ci passo davanti, d'altronde. Ma qua a me mi serve assolutamente un save point. Cioè, io non salvo da un botto di tempo. No, cazzo. Potrebbe essere un problema qua. Nulla di che, ragazzi, questo non è molto difficile, dobbiamo mettere il segno, vedete? Molto easy. Dove cazzo è la macchina da scrivere? Chiave con stemma. Chiave con simbolo particolare sull'estremità. Apre la porta della casa del villaggio. Sì, ma devo muovermi, ragazzi, porca puttana. Ma un save point qua, cazzo. Nota del comandante. No, ragazzi, la leggiamo poi. Non riesco a leggerla adesso, non ho più tempo, veramente.
Dove cazzo è il save point? Porca troia. Mi devo rifare tutto, se no, Cristo. Hay un rumore. Nuestro jefe se cuidará de la plaga. De la plaga es mucho. Ah, già qua si sente un personaggio che conosceremo avanti. Merda. Avete visto con gli occhi rossi? You carry the same blood as us, it seems. Nevertheless, you're an outsider. Just remember, if you become unpleasant to our eyes, you'll face severe consequences. Allora, tra l'altro notare il quadro appunto del capoccia dietro. Ah. Bene ragazzi, che culo che posso salvare, che culo veramente. Salviamo assolutamente. Leon, I've been able to get some new info that might help you. Fill me in. Apparently, there's a religious cult group involved. They're called the Los Illuminati. Scusate ragazzi, mi ero dimenticato, cazzo, che andava via l'audio se facevo la X. Comunque ho avuto un incontro in attesa con il capo di questo villaggio. Ma stai bene, vero? Sì, avrebbe potuto uccidermi, ma non l'ha fatto. Ha detto qualcosa a proposito del fatto che nelle mie vene scorre il loro stesso sangue. Qualunque cosa questo significhi. Scorre il loro stesso sangue? Interessante. Comunque al momento abbiamo cose più importanti da fare che risolvere indovinelli. Hai ragione. Sbrigati a trovare quella chiesa, Leon. Ok, raga, io mi fermo qua per oggi, veramente, perché non ho più tempo. Cioè, tra l'altro, fatemi capire una cosa. Se poi tempo più avanti... Mi fermo qui. E appunto riprenderemo la prossima volta. Ma volevo capire. Cioè, non posso uscire. Ah sì, torna al menu principale. Tanto ho salvato. Ecco come cazzo si faceva. Bene ragazzi, non ho giocato benissimo. Spero comunque che il video vi sia piaciuto. Alla prossima. Bella lì.